come che ti magni, magna come che ti parli, detti e parole, par non desmentegarli. Veneti famosi, città da visitare, bestia natura e ricette da imparare. Signori e signori, benvenuti a questa nuova puntata di Gondola. Passiamo subito la parola a Leo per la parola di oggi. Leo, vai! Ciao a tutti da Leo. Allora, dovete dirmi cos'è in veneziano il massariol. Dai canaia, tocca a te. Bene, cos'è il massariol? Raise e del fontego. Cari amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Raise. Vediamo cosa ci suggerisce il proverbio di oggi. De tre cose il diavolo fa insalata. Lingua di avvocati, dei denotai e a terza si è riservata. Cioè, gli affari legali e quelli lussuriosi sono i terreni prediletti dal maligno. Per oggi è tutto, l'appuntamento è la prossima puntata. Bene, dopo il contributo di Raise, abbiamo l'ulteriore supporto con El Fontego. Ospite con noi il dottor Piero Favaro. Come nasce la passione per l'antica cultura veneta? Nasce dalla curiosità per il fascino del mistero, perché i veneti antichi hanno una cultura e una storia misteriosa. Il fatto più intrigante che ho trovato è la presenza in Europa di veramente molti popoli che hanno un nome venetico, per esempio gli Eneti della Paflagonia, i Venedi dell'Ucraina, poi i Vendi della Polonia e nell'area baltica i Veneti della Bretagna, i Venedoti del Galles. C'è un mistero archeologico e qui ci vorrebbe lo stile di Indiana Jones per scoprire se tutti questi popoli con nome venetico hanno una radice culturale venetica in comune oppure no. È una questione aperta alla discussione e alla ricerca. Bene, che caratteristiche aveva la cultura degli antichi veneti? I veneti antichi erano un popolo pacifico, ospitale. Erano dediti al commercio, particolarmente al commercio dell'ambra. Scrisse Plinio che i veneti furono proprio il popolo che rese famosa l'ambra e alla sua epoca, per commerciarla, arrivarono fino all'Ungheria. Dal punto di vista del culto, i veneti si differenziano dagli altri popoli, per esempio i greci oppure i romani, perché al vertice degli dei c'era una figura femminile, una dea suprema che abbraccia tutte le creature, Rheitia. Il culto prevedeva l'accensione di grandi fuochi e le offerte di piccoli animali, di cereali, di fiori, perché si riteneva che tutto ciò che veniva donato nel fuoco arrivava fino agli dei. In questo senso, anche nel rituale funebre, la cremazione concepisce il corpo del defunto come l'ultima offerta agli dei. Dove possiamo trovare tutte queste meravigliose informazioni? Se vogliamo trovare una fonte che concilia sia l'aspetto irrazionale, cioè la mitologia, sia l'aspetto razionale, scientifico, l'archeologia, c'è solamente la Dea Veneta dal Baltico alla Bretagna. È un libro con una elegante grafica, tutta a colori, troverete le mappe che spiegano le migrazioni, le immagini delle divinità dei Veneti antichi, scene di vita quotidiana. E per chi volesse approfondire, ci sono 9 pagine di bibliografia internazionale. La Dea Veneta dal Baltico alla Bretagna. Per oggi è tutto, la parola a Leo. Allora, dovevate dirmi cos'era in veneziano il massariol. Il massariol è lo spirito folletto o il gnomo rosso creato dalla tradizione. Ciao ciao!
per oggi è tutto. L'appuntamento alla prossima puntata. Bye bye! Questa è la storia del signor intento che dura tanto tempo e mai se destriga, divo che ti accanta, o gusto che ti adiga.